In campo musicale, abbinato a cinema, teatro e televisione, il nome di Germano Mazzocchetti è un po' come spendere quello di un campione dello sport. Abruzzese doc, è nato a Città Sant'Angelo, spesso in giro per l'Italia, sta per presentare il suo nuovo lavoro, realizzato con il suo gruppo Ensemble, edito da Alphamatic. In anteprima state sentendo una delle tracce. Il CD uscirà il 10 settembre. Il 19 è la prima uscita in Abruzzo con il concerto a Città Sant'Angelo presso il Giardino delle Clarisse. Il titolo è Mujan, che è un termine del dialetto di Città Sant'Angelo arcaico, che significa sta zitto non parlare più, cioè una intimazione perentoria di silenzio. Quindi mi viene da pensare che parecchie tracce, parecchi brani si riferiscano al nostro Abruzzo. Sì, 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 ci sono dei pezzi che sono ispirati a Città Sant'Angelo, c'è uno che racconta di un signore che era un creatore involontario di tormentoni e una volta disse una frase che è rimasta proprio nell'immaginario collettivo di Città Sant'Angelo, disse: ogni persona ha una personalità personale, e quindi questo è diventato il titolo di uno dei pezzi. Un altro pezzo si intitola La giostra della Monachella. Ed è una giostra che io ricordo proprio da piccolo ma anche insomma da adolescente. Era una giostra che si metteva davanti alla chiesa, davanti alla cattedrale, quando c'erano le feste patronali, e funzionava a spinte. Lei ha scritto tantissimo, cinema, teatro, televisione. La intriga di più scrivere per? Beh, io nasco teatrante. A me intriga scrivere comunque, scrivere per qualsiasi campo, però quello che ho fatto di più nella mia vita è teatro. Per lei tutto è cominciato da una fisarmonica, però ha spaziato molto perché per esempio ha scritto per il jazz. Sì, beh, io nasco fisarmonicista, anche il mio ingresso nel teatro è dovuto al fatto che sono fisarmonicista, perché nel 78 conobbi Antonio Calenda proprio perché suonavo la fisarmonica e lui cercava un fisarmonicista per uno spettacolo del Teatro Stabile dell'Aquila. Così sono entrato nel mondo del teatro, insomma, da là poi non sono più uscito, almeno finora, poi per il futuro chissà. Allora le chiedo, Mazzocchetti, qual è il genere di musica che predilige? Tutti, sono abbastanza onnivoro. Io vengo dalla formazione jazzistica. Infatti in questo gruppo che ormai esiste da qualche anno, dalla quindicina d'anni, scrivo una musica un po' indefinita che però ha in qualche modo qualche addentellato col jazz sempre abbastanza presente. Maestro, era l'aprile del 2020, dunque in piena pandemia, e lei proprio dai nostri schermi, da Rete 8, ha lanciato un appello a stare a casa e tra l'altro con la sua fisarmonica ci ha anche omaggiato gli abruzzesi della sua musica. Oggi che cosa si sente di dire ai telespettatori? Di vaccinarsi, tutti indistintamente, sempre e comunque.